Oiku decide di farsi insegnare a diventare fotografa mentre Selma è depressa e non vuole più uscire di casa per colpa di Mete. One si reca a casa sua e cerca di convincerla che una donna forte e da sola riuscirebbe ad ottenere tutto ciò che vuole. Nel frattempo, le ragazze decidono di fare una gita fuori porta tra sole donne, per distrarsi dai propri problemi amorosi. Ma i ragazzi hanno la stessa idea, così alla fine si ritrovano tutti nello chalet di Sibel. Oiku, Burku e Sibel hanno litigato con i rispettivi fidanzati o mariti e si trovano nella casa di montagna di Sibel e Ilker. Anche i tre ragazzi sono nella stessa casa e l'atmosfera è molto tesa, comprese in giro, dispetti e azzuffate. Ma molto presto Burku e Sibel fanno pace con i rispettivi compagni mentre Oiku continua a essere arrabbiata con Ayats per le sue interferenze nella sua vita lavorativa. Intanto Seima, che teme che possa nascere qualcosa tra Mete e Gizema, prepara una trappola per allontanare i due. Ayats capisce che per Oiku il fatto di essere indipendente e guadagnarsi da vivere senza l'aiuto di nessuno è più importante di quanto lui non avesse pensato. Quindi fa il primo passo per fare pace con lei, poi Oi la accompagna a Istanbul dove Derin l'ha chiamata per un lavoro, ma dice a Derin di non fidarsi di lui e gli consiglia caldamente di comportarsi bene. Derin e Oiku preparano un progetto per Monica Sessa, che lo approva. Intanto Selma con i suoi intrighi è riuscita a separare Mete e Gizema, anche se Mete non era interessato a Gizema. Seima litiga di nuovo con Mete e anche con Olkai. E lascia la casa di Olkai. Oiku ottiene le prime gratificazioni dal lavoro con Derin, al quale promette di riuscire a organizzare gli scatti della nuova campagna della linea di Monique nella scuola in cui si è diplomata. Oiku si sente forte del rapporto con il vecchio preside ma, quando scopre che le cose alla scuola sono profondamente cambiate, riuscirà a ottenere ciò che ha promesso solo grazie all'intervento di Ayats, il quale nel frattempo è sempre più geloso di Derin. Mete continua a pensare a Seima, contro il parere di Burku. Seima, nel frattempo, si trasferisce in un albergo di terzo ordine. Mete la va a trovare e si rende conto di quanto sia grave la situazione. Oiku e Ayats vanno nel liceo dove lei ha studiato, perché Oiku deve fare delle foto con Derin per dei modelli disegnati da Monica. Lei confessa ad Ayats di non aver potuto ritirare il suo diploma il giorno della cerimonia per la consegna, ciò per un triste problema familiare, e ancora adesso ripensandoci le viene da piangere. Allora Ayats decide di farle una sorpresa, organizzando per quella sera una festa con relativa consegna del diploma, insieme ai professori e ai compagni di scuola, chiedendo aiuto anche a Emre Ilker. Mentre Oiku si occupa del servizio fotografico con Derin, facendo anche grosse modifiche sui modelli di Monica, i ragazzi si dedicano all'organizzazione. Mete si libera in malo modo di Gizema, ex compagna di università con la quale è uscito negli ultimi tempi. Selma è in un motel e per farsi ospitare telefona a vari amici, i quali però lasciano cadere le sue richieste. Lei finalmente realizza che l'unica vera amica era Oiku e si deprime ulteriormente. Mete la chiama e, sentendola triste, dice che andrà da lei. Intanto il direttore del motel entra nella sua camera e cerca di violentarla. Per fortuna arriva Mete che picchia l'uomo e la porta via, offrendole ospitalità a casa sua. Le consiglia anche di chiedere di nuovo scusa a Oiku ma, quando Seima va da lei, Oiku la manda via senza perdonarla. Il servizio fotografico va molto bene. Oiku raggiunge Ayats, che le dà una busta porta abiti e le dice di prepararsi per una sorpresa. È tutto pronto e, quando Oiku ritorna, Ayats la porta nella sala dove tutti l'aspettano e c'è una commovente consegna del diploma da parte di un professore che la stimava molto. Per Oiku è una gioia infinita. Monique è infuriata con Oiku per quello che ha fatto ai suoi modelli ma, prima di procedere contro di lei legalmente, decide di conoscerla meglio. Burku, Emre, Sibel e Ilker intercedono presso Monique per Oiku. Selma accetta l'offerta di Onem. Olkai è incaricato di impartire a Selma lezioni di moda. Olkai porta Seima nel negozio segreto di Onem per farle cambiare look. Monique acquista una tenda ad un'asta, chiede a Oiku di tenerla ma lei inavvertitamente la fa bruciare. Onem chiede a Seima di andare da Derin, il fotografo,
per portargli il suo compenso per una sfilata. Onem chiede a Seima di fare la carina con lui. Monique chiede a Onem di diventare socia e lei accetta. Oiko è molto preoccupata, teme che Monique le faccia causa. Ayats per farla scaricare la porta in una palestra e le insegna a fare box. Jizem incontra Mete e gli confessa di essere sempre stata innamorata di lui, fin dai tempi dell'università, ma Mete la rifiuta. Seima va da Derin con l'intenzione di sedurlo, così come le aveva chiesto Nem, ma Derin si mostra molto più interessato alla sua personalità e, pur non conoscendola, mostra di aver capito quali sono i suoi problemi. Ayats, dopo la palestra, porta Oiku in piscina, si butta in acqua, finge di non poter risalire dal fondo e a quel punto Oiku, pur non sapendo nuotare, si tuffa. Dopo essersi ripresa dallo spavento, Ayats le insegna a nuotare. Oiku stavolta inizia la lenta scalata al successo. Monique prende inaspettatamente le sue parti dopo una sfida giocata su una scommessa a creare un abito da sera da una vecchia tenda bruciata. Grazie all'aiuto dei suoi amici di sempre, Oiku coronerà il suo sogno e diventerà la supervisor dell'atelier di Monique in Turchia. Derin, vista la sconfitta nella caccia al tesoro con Ayats, ripiega su Seima. Quest'ultima è sempre più distante da Mete, ancora convinto di poter salvare la sua relazione con lei. Mete racconta ad Ayats che ha visto Selma andare a casa di Derin, così i due decidono di scoprire qualcosa in più sul conto del fotografo. Monique offre a Derin un lavoro in Italia, a Milano, e quest'ultimo risponde che accetterà solo se Oiku verrà con loro. La signora Sessa propone una borsa di studio di un anno alla ragazza. Oiku non sa che rispondere e non sa neanche come dirlo ad Ayats. One chiede a Monique di far entrare Selma in squadra con Oiku e la socia accetta. One vuole che Ayats e Oiku si lascino e, per riuscirci, concede autista e carta di credito a Seima affinché lei diventi la sua infiltrata. Sibyl fa ricorso a una bizzarra teoria di autoconvincimento per rimanere incinta. Oiku e Seima si ritrovano all'interno del nuovo spazio che Monique vuole utilizzare come negozio, ma iniziano subito a litigare. Monique se ne accorge e, per punirle, dice loro di pulire il locale. Ayats, Mete, e Mrelker vogliono affrontare Derin, perché non apprezzano il suo comportamento. Lo incontreranno in un ristorante, dove dovranno ricredersi su di lui perché Derin li aiuterà a fronteggiare un gruppo di ubriachi. Oiku scopre che Seima aveva venduto l'anello che le aveva regalato Mete per non far perdere alla famiglia di Oiku la casa. Alla fine Seima e Oiku fanno pace. Oiku è molto confusa perché Monique le ha offerto una borsa di studio per andare in Italia per un anno, ma lei non sa se andarci o meno per non separarsi da Ayats.